Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now e continuiamo il gameplay di Far Cry 2. Dunque, dobbiamo andare a fermare questo carico di merci, di armi, che fa concorrenza al nostro al tizio qua che ci ha dato la missione. Attenzione, si sta muovendo il carico. Missione completata in un attimo, era proprio dietro. Cioè, vabbè. Penso al macello. Mamma mia. Sciabola. Fuoco arriva anche qua. Oh, sta prendendo tutto il fuoco. Via, 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 via. Probabilmente dobbiamo dirgli che abbiamo svolto il nostro compito a dovere. Amico, che ne dici di un lavoretto extra? Ah, un'altra missione. Ecco il mio problema. C'è un ucraino che cerca di farmi concorrenza. Sta per far arrivare un carico. Roba brutta, è messa male. Tu distruggi quel convoglio e ti troverò qualcosa di... Stai facendo un errore, amico. Ecco il mio problema. C'è un ucraino che cerca di farmi concorrenza. Sta per far arrivare un carico. Roba brutta, è messa male. Tu distruggi quel convoglio e ti troverò qualcosa di speciale. Mi piace la tua intraprendenza, amico. Va bene. Il contrabbandiere dice che la concorrenza sta cercando di rovinargli gli affari portando un carico di armi di scarsa qualità da sud-ovest. Se elimino il convoglio, mi farà trovare una sorpresa speciale alla mia prossima visita. Aspetta che c'è una diamante qua. Diamante qua. Ragazzi. Ma se casomai prendessimo qualche arma nuova. Negozio d'armi. Fucile da cecchino.
SMG, pistola lanciarazzi, MKN, 10 diamanti, io ne ho 39. Perfetto. Poi prendiamo equipaggiamento. D'assalto leggero, kit medio, magazzino armi, cassa arma secondaria, cassa arma primaria. Potenziamento affidabilità. Vabbè. Compriamo tutto. Ok. Quindi se adesso andiamo qua, abbiamo sbloccato armi. Ah, ecco qua. Abbiamo cambiato. Salviamo. Allora, vediamo un po'. Portiamo a termine la missione dell'armaiolo. Dobbiamo andare. Certo, ma ogni volta è pazzesco, eh? Ma proprio dall'altro capo del mondo. Vabbè, facciamo una cosa prima, guarda, allora, ci conviene prendere. Ci conviene prendere una macchinella. Quella là. Dirigiamo verso la stazione dei Puma. Cazzo, vai.
sennò così almeno me ne sarei fatto dare anche altre nello stesso momento, in base alla zona in cui ci trovavamo, riporterà la te. Invece no. Invece no. Lei, stai qua. Diamante? C'è qua. Se siete in viaggio, datemi ascolto. Tornate indietro in sicurezza. Pensate al vostro villaggio. Avete ancora la possibilità di soccorrere? Siete forti, siete impavidi, siete veri. Furono al buio certi nostri amici e i vicini di casa. Chi ha detto di lasciare il paese? Adesso vi dico io. No, non adesso che il paese ha più bisogno. Ci serve che ogni uomo, donna e bambino faccia la sua parte. Bisogna restare e combattere per la causa dell'UFLL. Sto capendo dove cazzo. Lavorato nel sindacato dei minatori, combattendo per i diritti della gente. Non ha permesso al direttore della miniera di continuare a distruggere la vita dei lavoratori. Un direttore straniero. Brava gente, Bantue da solo ha cacciato via quelle sanguessughe straniere dalla miniera. Farle passare al confine è semplice, le trasporto attraverso le montagne o il deserto. Il vero casino è spostarle all'interno del paese. Ogni volta che ti fermano devi corrompere qualcuno o ucciderlo e questo non fa bene agli affari. No, una volta passato il confine non vedi l'ora di sbarazzartene, che se ne occupi il cliente. Come spostano un carico? 6 mesi fa ho consegnato 300 kg di C4 a un Bantue. Si è presentato con una decina di uomini già morti. Ha riempito i cadaveri con l'esplosivo. Ha pensato che nessuno li avrebbe ispezionati. Tipo sveglio. Ah, dobbiamo recuperare queste registrazioni e portarle al giornalista. Allora, andiamo
qua. Lasciamoli andare via quelli. Allora. Ah, dobbiamo prendere proprio quelli, non prendo, cazzo. Sono proprio loro il nostro passo. Torna indietro? Mi sa di no.
granate. Ok. Dobbiamo farlo esplodere invece. Allora, c'è un diamante qua. Allora ragazzi, adesso un'altra missione. La macchina c'è quella là, mettiamo questa. C'è un'altra missione. Vabbè ragazzi, io direi di fare una cosa. Facciamo così, dai, i punti di guardia e le i rifugi e i posti di guardia me li faccio da solo, senza che registro. Comunque sono sempre la stessa roba. Adesso mai facciamo insieme solo le missioni secondarie, quelle principali. Ma qui abbiamo un'altra missione armeria. Che ne pensi di metterci d'accordo su un piccolo affare? C'è un tipo che sta facendo arrivare da est un carico di armi di basso livello. Vuole tagliarmi fuori. Distruggi quel carico e ti troverò qualcosa di speciale per il prossimo acquisto. Sapevo che avresti detto così.
Ok. Il contrabbandiere dice che la concorrenza sta portando un carico di armi di scarsa qualità da est. Se lo elimino mi farà trovare una sorpresa speciale alla mia prossima visita. Distruggi il convoglio a est. Dirigiamoci alla stazione Pullman e ci trasferiamo rapidamente. Trasferimento. Ok, un altro carico di armi da distruggere, sempre per il nostro amico armaiolo, che a quanto pare è sempre lo stesso, in qualsiasi armeria andiamo. Allora, è tornato di giorno. Dunque, di qua. Dicevo prima, cercherò di fare magari alcuni posti di guardia e accampamenti, insomma, magari senza registrare. Il mio amico c'è qua. Ecco, dammi una mano, va, che è meglio. Grazie. Ok, vuoi morire? Curati. A secco, ricarico. Cattroia, puttana, era maledetta bastarda.
macchina, non dimmi che sta per schifare qualcosa mentre ci sto passando davanti. È brutto. Prossime missioni. Allora, andare all'antenna. Ci sono 3-4 missioni in antenna. Poi una al bar. Facciamo una cosa. Una... Vediamo cos'altro possiamo comprare. Fucili a dardi. Ma ho 10. Mamma mia. Dai, prendiamo fucile a dardi, dai. La pistola lancia. Tipica musichetta africana. Va bene ragazzi, dai, il video finisce qua, voi commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo gameplay di Far Cry 2.